Siamo stati devastati da questo flagello, le famiglie, l'economia, la psicologia, la mancanza di contatto umano, poi noi siamo del sud, quindi anche l'idea di rivedere delle persone e non poterle abbracciare ci costa e quindi le proviamo tutte. Si prova con i vaccini, si prova ovviamente con le misure di sicurezza e si prova anche chiedendo l'intercessione agli occhi misericordiosi di Mamma Schiavona. Così come ha salvato due giovani omosessuali nel 1200, secondo la leggenda, dalla morte sicura, adesso le chiediamo con la stessa benevolenza, con la stessa misericordia, di liberarci da questo coronavirus. Sinceramente, non vedo l'ora che possiamo ritornare alla nostra meravigliosa normalità con le tamborre, con la festa, con quella che è la festa di Mamma Schiavona. Ma allo stesso tempo siamo calati nella realtà e quindi non saltiamo l'anno, lo facciamo in maniera più composta, come lo scrittore Giuseppe Marotta definiva Mamma Schiavona, composta e soave. Cercheremo anche noi di essere composti e soavi. Parte la questione dell'assembramento, ma c'è anche una questione, secondo me, di sensibilità. Diciamo che quest'anno lo facciamo in maniera più sobria, anche per rispetto di tutte e troppe le vittime del coronavirus e di tante persone che veramente non hanno potuto anche avere il sacramento di una mano che ti accoglie, di un funerale come si deve, che insomma tutte queste restrizioni e quindi penso che sia per ragioni diciamo di sicurezza che per ragioni di sensibilità.